Ethereum è salito meno di Bitcoin dai minimi di dicembre 2018, vero o falso? Giusto o sbagliato? Questo è il sondaggio un po' da curiosità, un po' fatto apposta assolutamente ragazzi, per fare il video di oggi e spiegarvi delle cose importantissime sul trading. E vediamo oggi chi di voi ha risposto a questo sondaggio. Intanto siete stati un sacco di persone. Sondaggio simpatico fatto sabato scorso, fatto per ridere ma anche per riflettere su una cosa importantissima. Io prendo sempre spunto dalle vostre domande quando faccio queste cose. Era una domanda che mi era stata posta sempre in Academy e quindi ho preso spunto dalla vostra domanda e vi ho fatto questo sondaggio per un po' giocarvi un colpo basso. Andiamo a vedere nel video di oggi quello che mi avete risposto in questo sondaggio, perché volevo cercare di mettere i puntini sulle i su come si ragiona quando dovete fare questo tipo di considerazioni. E poi parlare di un problema emotivo relativamente al trading, che aggiungeremo nella nostra famosa serie, che era quella degli errori emotivi nel trading online. Quindi mettiamo anche questo video sugli errori emotivi del trading online. E quello che spesso, quando state sempre davanti ai mercati, davanti ai grafici e non guardate un po' oltre, quello che succede è che spesso e volentieri i mercati vi portano ad avere una idea generale che è falsa. Andiamo a guardare magari delle singole giornate, non le giornate nel loro insieme, e quello che si fa in questo caso è essere un po' sfasati, un po' diciamo presi in giro dal mercato, dai grafici, perché voi iniziate a guardare questo sale e scendi, iniziate a non comprendere effettivamente il valore di alcune informazioni, perché semplicemente i mercati quando oscillano, ragazzi, vi danno centinaia di informazioni al secondo. Ma quali sono quelle vere che dovete considerare? Pochissime. E quali sono quelle che invece vi fuorviano, che vi portano a considerazioni sbagliate? Tantissime, il famoso rumore che c'è nei mercati. Ok? Nel video di oggi quindi rispondiamo al sondaggio e vediamo qual era la risposta giusta, e poi andiamo sui grafici e vediamo perché la risposta giusta era quella. Ok? Seguitemi. Oh, ragazzi, eccoci davanti alla mia pagina Canale Trading On. Ok? Con la mia bella faccia e questo logo fantastico che mi hanno fatto online. Allora, andiamo intanto a vedere il sondaggio. Questa è la scheda community e il sondaggio era questo. Allora, ETH è salito meno di BTC, giusto o falso, ragazzi? Allora, voi avete risposto. Vabbè, io poi ho messo una serie di domande assolutamente fantastiche, anche per ridere, per scherzare. Era sabato, quindi ho messo. Allora, la prima risposta era sì, è salito di meno, 41% mi ha vinto questa. La risposta no, è salito di più Ethereum rispetto a Bitcoin, 16%. E poi c'è la risposta: cos'è Ethereum? BCH 2%, ovviamente l'ho messa per scherzare. Sto guardando le foto di Belen, solo il 17%. Dai, ragazzi, è un po' di più. Sono Batman 24, sono Batman, insomma, ragazzi, credo la risposta più bella per ognuno di noi. Quindi, allora, diciamo, podio abbiamo: sì, è salito di meno, sono Batman alla seconda. Terza, sto guardando le foto di Belen. Quarta, no, è salito di più. Ovviamente le uniche risposte serie erano la prima e la seconda, ragazzi. E poi cos'è Ethereum e cos'è BTC? Andiamo a rispondere a questa domanda. Vi do la risposta giusta. Qual era? La risposta giusta era no, è salito di più Ethereum. Almeno quando ho fatto il sondaggio era così. Perché e dal ah, poi alcuni di voi nei commenti, ragazzi, mi hanno detto: dici no, bisogna vedere il periodo in cui lo consideri. Ovviamente io davo per scontato che fosse dai minimi di dicembre, ma non l'ho inserito nella domanda. Avete ragione, quindi poi l'ho scritto qui, ragazzi. Vedete, sì, suppone dai minimi di dicembre. Dai minimi di dicembre è salito di più Ethereum. Lo so che sembra strano, ma è così, ragazzi. Così come molte altre altcoin, Binance per esempio, ma anche altcoin che magari sono passate in secondo piano, sono salite di più di Bitcoin, ragazzi. Semplicemente ce ne sono tante nel mercato, e quelle classiche che avete sempre guardato non hanno fatto grande performance, tranne Ethereum, che comunque ha performato. Ok, andiamo a vedere graficamente il calcolo, come si fa e perché il 41 di voi, il 41% di chi ha risposto a questo sondaggio ha risposto sbagliando che è salito di più Bitcoin, perché sembra che sia salito
salito di più Bitcoin, ma in realtà non è così. Se voi andate a fare un'analisi sui dati, Ethereum è salito di più. Andiamo a guardare i grafici, ragazzi. Allora, questo è Bitcoin, il nostro solito grafico, che è stato pubblicato anche nel video di lunedì. Diciamo, sto registrando qualche giorno addietro alla pubblicazione di questo video, quindi vedete qualche prezzo differente, ma niente di importante per quello che serve a noi fare questo video, quindi la risposta a questo nostro quesito. Andiamo a prenderci il nostro indicatore di trading view price range, lo buttiamo ai minimi di dicembre di Bitcoin, che erano intorno ai 3.200, ragazzi, più o meno qui, lo mettiamo sui massimi, quando ho fatto il sondaggio erano a più o meno qui i 9.200, i 9.100, quindi li mettiamo qui quando ho fatto questo sondaggio. Adesso sta salendo ancora, ma ricordatevi che il rendimento è intorno a 183%, diciamo 185%. Qual è quello di Ethereum? Andiamo a fare la stessa cosa, ragazzi, ok? Andiamo a fare la stessa cosa su Ethereum. Ci prendiamo il nostro data price range, eccolo qui. Ci mettiamo sui minimi di dicembre, andiamo a vedere i massimi quando ho fatto il sondaggio, ragazzi, che sono qui. Vedete? Questi massimi di Ethereum, ed Ethereum è salito del 247%, ragazzi. 185% rialzo di Bitcoin, 183-85, ora sta facendo nuovi massimi, ma anche se li consideriamo, ragazzi, non cambiano l'esito. Mettiamoci qui, siamo attorno ai 200%, sicuramente un grande rialzo, ma non ai livelli di Ethereum. Io lo so, ragazzi, che sembra una cosa banale, dici, ma insomma, com'è così? Però moltissimi hanno sbagliato risposta a questa domanda. Moltissimi hanno detto che è salito di più BTC. Ragazzi, Ethereum è salito di più di Bitcoin di oltre il 60%. Non è una cosa da poco, non è una oscillazione da poco, è un'oscillazione importante. Quindi è un altcoin che, è vero che voi state dicendo, ha performato di meno, ma è una vostra inversione il fatto che abbia performato di meno. Dov'è il problema? Non è vero che ha performato di meno dal 15 di dicembre, cioè dai minimi del ciclo ribassista, e che voi state considerando quasi sicuramente il ribasso precedente, quello che ha avuto. Quindi la distanza, ragazzi, la distanza dai massimi probabilmente state prendendo in considerazione. Dite, Ethereum era 1.400, adesso sta a 280, a un diciamo distanza dai massimi molto molto più ampia di quella di Bitcoin, che Bitcoin era a 20.000 e sta a 10.000, quindi 9.000 e qualcosa. Se la Bitcoin dai massimi sta a una distanza in sostanza del 50%, quindi deve fare più 100, ok, dagli attuali prezzi per ritornare al massimo storico, mentre Ethereum, se fa più 100 dal attuale prezzo, arriva in sostanza più o meno ai $600 e dista tantissimo invece dal massimo storico. Questo è giusto, ragazzi, ok? Però non è giusto dire, dalla fase di ripresa il mercato di Bitcoin è salito di più di quello delle altcoin. Quindi la reazione, ragazzi, del mercato delle altcoin c'è stata ed è stata maggiore di quella di Bitcoin per tanti motivi, ragazzi. Si può dibattere, ma dobbiamo fare un video specifico per questo, non è possibile farlo diciamo così. Ma c'è stata ed è stata più forte di quella di Bitcoin, ok? Intanto chiudo i grafici perché non ci servono. Ok, c'è stata, è stata più forte. Allora, perché qualcuno di voi ha detto no, non qualcuno di voi, la maggioranza ha risposto nel sondaggio è salito di più Bitcoin? Perché avete una logica spostata, questa è la logica matematica. Allora, quando fate trading dovete sempre guardare ai dati, ragazzi, i dati, ok? Perché se no vi sposta l'idea e vi dice, ok, adesso io salgo su Ethereum perché Ethereum è salito di meno di Bitcoin, deve recuperare, quindi Ethereum salirà di più di Bitcoin. No, ragazzi, Ethereum è salito di più di Bitcoin, non di meno. Cosa è successo in realtà? Ha perso di più nel precedente ciclo ribassista, nel mercato orso precedente Ethereum ha perso di più, ok?
E quindi allora io vi faccio una domanda con la quale vi lascio in questo video perché non è un video che deve avere una lunghezza enorme, ma vi lascio con questa domanda. Ethereum ha perso di più di Bitcoin nel mercato rialzista. Sta guadagnando di più nel mercato rialzista, ma questo guadagno maggiore non ha compensato la perdita del precedente ciclo. Cosa significa in parole povere, ragazzi? Significa questo: Ethereum è più volatile di Bitcoin, ok? Non significa che Ethereum è salito di meno, significa che Ethereum è più volatile, amplifica le oscillazioni, le amplificate quelle al ribasso molto di più di Bitcoin. Probabilmente era andato in una bolla senza senso Ethereum, ragazzi, ok? E quindi, essendo una coin più piccola, avendo meno capitalizzazione, probabilmente i massimi della bolla di Ethereum sono stati assolutamente più accentuati di quelli di Bitcoin. E nel momento in cui è avvenuto questo, quando è andato a crollare, ha perso molto di più perché semplicemente partiva da un punto quasi irrealizzabile, ecco, quasi diciamo eccessivo per Ethereum. Ma il senso di questo video è serviva appunto per spiegarvi che quando fate trading, adesso per analogica di dire salgo prima su Ethereum perché non è salito, è assolutamente sbagliato, perché se voi andate a prendere le altcoin state semplicemente aumentando la volatilità del vostro portafoglio. Se le comprate, voi quello che fate è aumentare la volatilità. Aumentate la volatilità nel bene e nel male, ragazzi. Significa che se i mercati girano e ci vanno a ribasso, probabilmente Ethereum amplificherà questo ribasso. Se invece i mercati continuano a salire, probabilmente Ethereum amplificherà questa salita, quindi continuerà a salire di più di Bitcoin come ha già fatto, ragazzi. Ok? Ma non è una scelta saggia per chi di voi ha un portafoglio e lo vuole mantenere non eccessivamente a rischio, perché Bitcoin è una valuta difensiva, è più capitalizzata, è più grossa, si muove di meno perché ha diciamo, un valore maggiore. Quindi dovete capire un po' quello che volete fare, non andare lì con i paraocchi e dire salito di meno vado lì, salito di più vado lì. Purtroppo, ragazzi, il trading non funziona così. Dovete ancora una volta ragionare sulle cose, formatevi un po' di più, chiedete però in giro. Ci sono tanti, tanti, tanti forum, tanti canali Telegram che sono anche interessanti, e anche nei miei video, nei commenti, scrivetelo. Scrivetelo nei commenti perché è importante per chiarirvi le idee, lì possiamo dibattere. Quindi quando avete un dubbio scrivetemelo nei commenti dei video, quando faccio i video delle analisi, e possiamo dibattere se è vero o meno. Ethereum è salito di più di Bitcoin. Il sondaggio avete risposto male, quindi avete, diciamo, sbagliato un sondaggio a trabocchetto. Tranne chi ha risposto che guardava le foto di Belen, avete risposto assolutamente bene voi. E al di là di questo, mi è servito questo video per spiegarvi come l'effetto ottico dei mercati vi sposta l'attenzione e poi vi fa sbagliare le operazioni. Se voi andate a comprare Ethereum pensando che salirà di più su Bitcoin nel prossimo futuro perché è salito di meno nel passato, state commettendo un errore emotivo. Se andate a comprare Ethereum perché volete aumentare la volatilità del vostro portafoglio e quindi dire mi metto in gioco con una volatilità maggiore, con un sali e scendi che è amplificato, allora va bene, ragazzi, però dovete sapere quello che state facendo. Se i mercati virano al negativo, Ethereum ha dimostrato che scende parecchio, quindi attenzione a fare una cosa del genere. Bitcoin resta un titolo difensivo, Ethereum segue, amplifica, non amplifica come le altre altcoin, alcune sono peggiori, ragazzi, ma ne parleremo del perché le altcoin, alcune stanno andando un po' verso una strada differente. C'è proprio una logica, assolutamente una logica importante da tenere in considerazione. Ma il video di oggi finisce qui con questa massima, ok? Open your mind, sempre i dati parlano chiaro e spesso è fuorviante guardare solo i grafici senza fare un po' di calcoli. Se vi secca fare i calcoli non è un problema, tanto li faccio io. Iscrivetevi al canale e poi prendete le informazioni da quello che vi dico. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video.